Benvenuti a Banche e Territorio, la rubrica curata dalla Federazione Autonoma Bancari Italiani dedicata al nuovo contratto del credito cooperativo, per approfondire insieme i contenuti e delineare i profili della trattativa in corso. Si tratta di un rinnovo contrattuale che riguarda 36.000 lavoratori e lavoratrici occupati nelle circa 240 BCC, nelle capogruppo, nelle federazioni e nelle società di sistema. Oggi parliamo di lavoro agile. Quali sono le caratteristiche di questo strumento? Il lavoro agile è una forma innovativa e flessibile della prestazione lavorativa, che può essere eseguita in luoghi diversi dalla normale sede di lavoro, ad esempio la propria abitazione, altre sedi aziendali o altri luoghi, purché compatibili con le attività da svolgere. Nella sostanza, il lavoro agile può rappresentare un aiuto concreto alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, può contribuire alla digitalizzazione della banca e sicuramente alla sostenibilità ambientale. Produce degli effetti sul rapporto di lavoro? Il lavoro agile è uno strumento di organizzazione del lavoro e ne deve mantenere tutti i diritti e tutti i doveri. Lavorare in modalità agile non deve assolutamente penalizzare le lavoratrici e i lavoratori sotto il profilo economico, contrattuale e professionale. Non comporta, per esempio, nessun effetto sull'inquadramento, sul ruolo, sulla mansione, né sul livello retributivo, o sullo sviluppo professionale di carriera o ancora sul premio di risultato. Questo tema fa parte della trattativa di rinnovo? Sì, il lavoro agile è un istituto importante e complesso, ad oggi non previsto nel nostro contratto collettivo, sebbene negli ultimi anni ci siano state esperienze significative all'interno dei gruppi. Con questo rinnovo intendiamo delineare una cornice nazionale di riferimento. Vogliamo partire da quanto fatto dalle capogruppo, ICREA e Cassa Centrale, per affinare e perfezionare lo strumento, anche considerando che sono mutate le dimensioni e il contesto del modello distributivo. Il lavoro agile deve diventare patrimonio comune di tutta la categoria, quale modalità di lavoro dai contorni chiari e definiti. Entrando nel dettaglio, che cosa prevede la proposta di rinnovo su questo tema? Allora, ci sono degli elementi per noi imprescindibili. Il ricorso al lavoro agile deve essere su base volontaria e per un numero limitato e definito di giornate massime mensili. Gli strumenti informatici devono essere forniti dal datore di lavoro, devono essere garantite le condizioni di sicurezza e quelle tecnico-ambientali, deve prevedere il diritto alla disconnessione ed è necessaria inoltre la garanzia di pari opportunità professionali e di non discriminazione. Il lavoro agile può essere declinato in modo specifico nella realtà del credito cooperativo? In questa trattativa di rinnovo stiamo lavorando con grande impegno affinché il lavoro agile venga concepito e inquadrato in modo coerente con i valori del credito cooperativo, valori che sono legati alla centralità della persona e della famiglia. Quali sono quindi le richieste specifiche a Federcasse e ai gruppi cooperativi? Si devono certamente prevedere dei criteri prioritari di assegnazione del lavoro agile per situazioni di disabilità, fragilità, motivi di salute e particolari situazioni personali o familiari e in generale per favorire il più possibile l'inclusione, come previsto dalla legge. Ricordiamo che recenti sviluppi normativi prevedono priorità nell'accesso al lavoro agile per i genitori con figli fino a 12 anni oppure in condizioni di disabilità. Inoltre, questa stessa priorità è riconosciuta ai caregiver, ossia quelle persone che si occupano della cura dei familiari in condizioni di necessità o di non autosufficienza. Ma noi chiediamo a Federcasse e ai gruppi un passo in più, prevedendo la possibilità che l'utilizzo del lavoro agile possa essere attivato anche su richiesta della lavoratrice e del lavoratore. In questo modo, attraverso un'adeguata turnazione, lo strumento diventa veramente efficace nella conciliazione dei tempi vita e di lavoro. A che punto siamo con la trattativa? Il tema relativo al lavoro agile è stato definito nel complesso. Abbiamo lavorato molto in questi mesi e ci sentiamo vicini ad una soluzione che possa dirsi soddisfacente. Rispetto ai punti principali, resta aperto un aspetto importante legato all'erogazione del buono pasto. Su questo argomento, come Fabi, stiamo mettendo il nostro massimo impegno per una conclusione positiva per le lavoratrici e i lavoratori, anche tenendo presente che la situazione attuale vede un forte incremento delle spese domestiche legate alle utenze. Riteniamo che sia il momento di dare una svolta decisiva alla trattativa sul lavoro agile e chiudere con un tratto distintivo una partita che è strategica per il prossimo futuro, che è sempre più orientato alla digitalizzazione anche nel nostro settore. Le lavoratrici e i lavoratori del credito cooperativo devono poter contare su questo strumento a pieno titolo.